Ciao a tutti, ecco l'ultima parte del video. Sposto un attimo le buste perché vedevo che stavano facendo ombra. Queste sono tutte le buste che ho aperto fino adesso. Più questa. Sì, perché voglio vedere se riesco a conservarmene una per disegno, per questo le sto mettendo qua dentro. Allora, senza ulteriori indugi, direi di procedere all'apertura delle ultime 9 bustine. Vi ricordo che finora ho trovato 3 EX, di cui 2 full art. Tra le reverse, due. Che cavolo, non si apre. Tra le reverse, due rare. No, forse tre rare. E poi, vabbè, rare sia di normali che di olografiche. Eh sì, spero di non aver sbagliato. Allora, Bulbasaur, Chansey, Ducklet, Joltik, Sandile, Jolteon, Crustle, Hardier, Reverse, Klang. E la rara Venusaur, bene! Anche questo video inizia in modo molto interessante, con una rara olografica e niente po' di meno che il terzo Pokémon. Eh sì, ricordo che gli Erba sono sempre i primi nell'elenco delle varie nazioni, è sempre il primo degli starter, quindi Venusaur è il terzo. Allora, seconda bustina. Allora, 1, 2, 3, giù. Scraggy, Joltik, Minum, Dribble, Eevee, Slowbro, Torkoal e Random Receiver. Reverse, il solito martello dal nome impronunciabile per me, e la rara Bisharp. Non mi ricordo, mi pare di averne già trovato uno di Bisharp, ma so che questo è oscurità e metallo. Quindi, magari era oscurità quello prima. Allora, niente, questo Venusaur si è aperto non troppo bene. Quindi, andiamo avanti. 1, 2, 3, boh. Chansey, Timburr. Larvesta, Scraggy, Carrablast, Twist Mountain, Vanillish e il solito martello impronunciabile. La reverse è Eevee e la rara è Glaceon. Bene, ora ce le ho tutte. No, aspetta, forse l'avevo già trovato, non mi ricordo. Dai, c'è una memoria che dire a breve termine è riduttivo. No, l'avevo già trovato. Ah. Allora, le rare e le reverse. Ecco come ho fatto a trovarlo velocemente. Ma se no, saremmo stati qua fino a domani. Allora, quarta bustina. Questo non riesco neanche a aprirlo. Grandioso. E dai! Ma sì, sfiamo tutto. Allora, Chansey, Carrablast, Piplup, Shelmet, Tinamou, Torkoal, Palpitoad e Professor Juniper, che in teoria è Professoressa Aralia. In italiano, o sbaglio? Ho seguito poco l'anime purtroppo, quindi mi sfugge il nome. Allora, la reverse è Espeon, che è rara. È rara, è Espeon. Bene, sono contento. E la rara è Raikou! Yeah! Sì, ok, un minimo di dispiacere c'è perché dopo tutto l'avevo già trovato, però insomma dai, ne ho uno full art e uno normale. Bene, ecco, a proposito di quel discorso che facevo prima, facciamo un confronto rapido. Allora, la full art è figa, ok, perché è full art e oltretutto è ruvida, diciamo, però ci vogliamo mettere la cattiveria dell'immagine della versione normale? Cioè, questa è così, fermo, là, che te guarda. Questo, cioè, sta cercando di ucciderti, eh. Insomma, ognuna ha le sue cose belle. Questa è bella perché è full ed è molto rara. Questa è bella perché è più violenta.
Però la carta è la stessa. È esattamente la stessa. Comunque, insomma, 4EX, per ora siamo arrivati a 4EX comunque, eh. Allora, siamo alla quinta bustina. E giù. Vanillit, Eevee, Clink, Zorua, Torchic, Darkrai, Woolabi, N. Plusle, la reverse. Sì, sto ancora pensando a tutti gli ex che ho trovato, che per me è una roba stupenda. Rara è Aerodactyl. Cos'è il secondo che trovo? Il terzo? Secondo, credo. Vabbè, questo non ci voglio cercarlo. Sesta bustina, solo tre alla, ecco, perfetto, solo tre alla fine, oltre a quella che ho in mano. Sì, ok, questa è... Cioè, non si vuole aprire questa qua, dai. Che ha dentro? 2EX, che è? No, lo so che non può avere 2EX, state tranquilli. Le EX sono solo sulla posizione delle rare, che siano full art, che siano normali. Allora, no, però, no, è vero, è vero. Allora, Carrablast, Piplup, Shelmet, Tynamo, Ponyard, Scyther, Chatot e Electric. La reverse è Palpitoad e la rara Statland. Settima bustina. Comunque ammetto che da una parte speravo di trovare Groudon EX, solo perché conosco uno che gli piace molto, a cui piace molto Groudon EX. Allora, scusate, Timpor, Larvesta, Plusle, Slowpoke, Timbur, Oldambra Aerodactyl, Umbreon, Yamask e basta. Ah, Yamask è non comune, adesso ci faccio caso. No, stavo leggendo l'attacco. Niente, lancia una moneta, se esce testa, scegli una carta a caso dalla mano dell'avversario e guardala e rimettila ma nel mazzo dell'avversario. Può essere interessante. Allora, la reverse è Dwebble e la rara Volcarona. Benissimo, tre Volcarona. Benissimo. E pensare che ne avevo scambiato uno e adesso ne ho trovati tre. Toh. Pianti quello che avevo scambiato. Allora, siamo all'ottava bustina. Purtroppo abbiamo quasi finito questo opening, che mi ha dato tante gioie comunque, quindi non mi posso lamentare. Allora, Wubat, Larvesta, Plusle, Tynamo, Timpoy, Klang, Umbreon e Vanillish. La reverse è Slowbro, che si era non comune, e la rara Excadrill. E questo sì, sono sicuro che è il secondo che trovo. E concludiamo proprio con Excadrill. 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 Proprio lo vogliamo pronunciare di cattiveria. Allora, 1, 2, 3. Allora, Dribbur, Eevee, Torchic, Lillipup, Zorua, Galanga, Combusken, Hooligans, Gymkhas. L'ultimo reverse è Axorus, che è raro. Yes, è raro. E la rara è Slowking. Bene. Bene. Sempre meglio di quello Slowbro là. Per me lo Slowbro è praticamente inutile. Cioè. Adesso non so se leggete l'abilità, ma ve la leggo io. Lo Slowbro Dark Explorer ha l'abilità Airhead, che se ho 2, 4 o 6 carte premio rimanenti, questo Pokémon non può attaccare. Praticamente una volta che con lui ho tirato giù un Pokémon, lo devo scambiare subito. Secondo me è assolutamente inutile. Poi fa 80 e si addormenta, quindi insomma, impasto granché. Cioè sì,
a 80 con due energie, però poi si addormenta, quindi insomma, con lui è lunga la partita. Ok, abbiamo concluso l'apertura di questo box, del mio primo box, e ho approfittato appunto dell'ultima espansione uscita in inglese. Queste sono tutte le reverse e queste sono tutte le rare che ho trovato. Del resto sono 36 e 36, di cui una, due, tre e quattro EX, di cui due full art. Bene, non mi resta altro da aggiungere che eventualmente commentate, votate questi video. Cosa importante, perché ho visto che è pratica comune, non faccio scambi. Non perché ci tenga tanto le mie carte, a parte questo, ma se proprio devo fare scambi li preferisco fare di persona. Perché è una sicurezza sia per me sia per voi. Perché chi vi dice che magari non mi inviate le carte perché vi dico ok, inviami le tue carte che poi io ti invio le mie. Chi vi dice che dopo io magari non vi invio le mie, o al contrario, non fate la stessa cosa con me, cioè io vi invio le mie e voi non mi inviate le vostre, quindi io gli scambi non li faccio. Detto questo, vi saluto a un prossimo indefinito video. Ciao!